Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista esperto in fitoterapia. Si è appena concluso il primo giorno dei 3 giorni della depurazione metabolica. Un progetto molto interessante. Tendiamo ad accumulare grasso, il grasso non è nient'altro che energia potenziale, che per qualche motivo non riusciamo più a utilizzare come energia. Allora, in questa giornata, con le 3 attività all'interno del gruppo, e devo dire un gruppo veramente coeso, delle persone che hanno seguito attivamente, complimenti a tutti, la giornata, abbiamo fatto il primo esercizio, la passeggiata con il dottor De Mari. Una passeggiata dove abbiamo vinto la battaglia contro la pigrizia. Abbiamo capito come fronteggiare la pigrizia e come dare una svolta a livello della nostra vita. Ci siamo dati tutti degli obiettivi da dover rispettare per tutto il 2019. Abbiamo poi fatto una piccola conferenza sui concetti base della depurazione metabolica e la terza sessione, una sessione pratica con delle posizioni di yoga, posizioni veramente incredibili, sento già un giovamento nel fisico molto 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 importante. Che dirvi, continuate a seguirci, ci portiamo a casa veramente tanta consapevolezza sul come sbloccare questo grasso e trasformarlo in energia con il Eccoci sorriso. giunti al termine della terza e ultima attività della prima giornata della maratona dei 3 giorni della depurazione metabolica. Mi trovo con il dottor Alessandro Cialdella che ha condotto egregiamente la sessione pratica strutturale dello yoga. Ma Alessandro, cosa ci portiamo a casa da quest'ultima sessione? Allora, ci portiamo sicuramente una bella strizzata, perché grazie a questi esercizi che abbiamo fatto, presi dallo yoga, ma li abbiamo fatti in maniera molto semplice e basilare alla portata di tutti, partendo dall'allineamento, delle strutture anatomiche, per poi passare ai piegamenti in avanti ed infine abbiamo fatto delle piccole torsioni, che è appunto come uno strizzare uno straccio. Il punto è che cosa strizziamo? Strizziamo il tessuto connettivo, che altro non è che una sorta di muta che avvolge il nostro corpo. Immaginatelo come un maglione di lana che è superficiale, ma allo stesso tempo è anche profondo, quindi riveste anche gli organi, i muscoli, eccetera, eccetera. Quindi questo non è altro che poi un magazzino dove noi andiamo a impacchettare le nostre tossine, quelle che produciamo dal nostro metabolismo. Quindi nel momento in cui noi andiamo a fare gli esercizi che abbiamo fatto e che faremo sia domani che dopodomani, non facciamo altro che andare a rimuovere queste tossine. E c'è anche da dire che anche gli organi, tipo per esempio il fegato, se lo paragoniamo a una spugna, viene compresso, viene spremuto e poi viene rilasciato. E quindi esce quello che non riusciva ad uscire fisiologicamente e poi si riempie di sangue nuovo che deve essere poi filtrato. In poche parole, ci siamo depurati. Bene, con esercizi semplici E alla alla portata di portata tutti. di tutti. Allora ci sentiamo, ci aggiorniamo domani per ulteriori aggiornamenti dalla depurazione metabolica. Ciao a tutti. Ciao, Abbiamo lavorato grazie. seriamente sui 3 livelli della salute: biochimica, struttura e psiche. Tutto è stato supportato da un piano alimentare della depurazione metabolica, da alcune piante che abbiamo inserito durante la giornata, da attività sportiva, da riequilibrare le emozioni e da asana di yoga. È stato fantastico. Ciao a tutti.